In attesa del 5 agosto, quando la piazza di Collarmele in provincia dell'Aquila ospiterà il Festival dei Giovani dell'Appennino, l'evento è stato presentato al Senato su iniziativa del senatore Michele Fina. Questo a me pare ancora una volta l'anticipazione di tempi, perché noi abbiamo bisogno di ripensare questi luoghi, di salvarli dal spopolamento, dalla marginalità e di dargli un futuro, ma alla fine il miglior modo è farsi dire che tipo di futuro possibile possono avere le giovani generazioni da loro stessi. Quindi io penso che sia una bellissima occasione che ormai si è consolidata, ci sono un po' di anni, e credo che il cuore della nostra Repubblica, dello Stato, un luogo importante come il Senato, abbia il dovere di ospitare queste occasioni, perché dimostrano che effettivamente il futuro del nostro paese passa anche attraverso questi territori e le persone che hanno deciso di resistere e anche di reinventarli completamente, come le ragazze e i ragazzi che promuovono e insistono perché resista questo festival. A presentare il progetto, che vede direttamente coinvolti i giovani delle aree interne, il sindaco di Collarmele Antonio Mostacci. È proprio, come dire, la parte quella più dinamica della società, quella rappresentata dai giovani, che ha fatto in modo che questo progetto, a volte questo progetto che sembrava, come dire, una cosa impossibile da realizzare, poi invece abbia fatto dei passi importanti, passi enormi in queste tre edizioni. Quindi sì, competenze da parte dei giovani che devono essere messe a base per ricostruire un tessuto socio-economico che dia la possibilità a tutti gli abitanti delle aree di margine di poter stare dove sono nati e poter completare in modo più ampio possibile la propria vita all'interno di quelle che sono le proprie realtà, le proprie radici. A presentare l'iniziativa, giunta alla terza edizione, gli ideatori del progetto. Questa stagione di vivacità intellettuale e di dibattito, forse l'unico aspetto che, lungi da me definirlo rivoluzionario, in qualche modo è inedito, è questa capillarità nell'andarci a prendere i gruppi di ragazzi e ragazzi che agiscono nei territori e che lo fanno inconsapevoli che esista un circuito, un dibattito più alto attorno alle aree interne. Probabilmente in molti non sanno neanche cosa significa area interna, non sanno che cosa sia un facilitatore, ma sono già facilitatori, probabilmente lo sono sempre stati. E metterli insieme potrebbe alla lunga formare una federazione. Il festival si è dimostrato, si dimostra e forse si dimostrerà la spinta propulsiva che porta a creare una rete che ci permette appunto di mettere a sistema delle metodologie atte a contrastare la dissoluzione delle aree interne. Dopo il festival vi invito a tornare a Piazza dell'Orologio durante una fredda sera invernale. Questo per capire che ormai il festival vi è entrato dentro, perché dove prima vedevamo vuoto e silenzio, adesso sicuramente riusciremo a sentire il grido della nostra resistenza.